Il diavolo esiste. Il diavolo esiste ed è ben visibile. O almeno il diavolo di cui sto per parlarvi io quest'oggi. Il diavolo di cui vi voglio parlare oggi è infatti il cosiddetto diavolo filosofico, quello che viene dal greco, diaballo, divido. Il diavolo, non come personaggio rosso con le corna o come personaggio rosso con le corna, se vi piace il fantasy, ma comunque come concetto è qualcosa che esiste ed esiste eccome. Lo si potrebbe forse identificare con la paura, ma la paura è un concetto un po' troppo riduttivo per parlare del diavolo nella sua complessità. Il diavolo è ciò che appunto divide gli uomini, gli uni dagli altri. Si può cominciare a parlare di diavolo laddove le persone iniziano a guardare con sospetto le altre persone. Si può parlare di diavolo laddove le persone iniziano a sentire la voglia di terminare altre persone perché credono che la loro salute dipenda da questo. Ma ancora di più si può parlare di diavolo laddove si mettono le persone le une contro le altre. Si può parlare di diavolo laddove le persone vengono messe le une contro le altre per paura di perdere una posizione di potere o per paura di non acquisirne una migliore che si potrebbe acquisire laddove si attuasse un romanissimo ma diabolicissimo divide et impera. Credo sia uno di quei concetti chiave che, se assimilati a fondo, possono veramente dare gli strumenti per capire meglio la realtà. Il concetto di diavolo è uno strumento in sé. Laddove noi crediamo che tutto sia permesso, tutto sia lecito e tutto vada bene, e che non ci sia il male, là il male risiede. Perché possiamo avere dubbi su dove risieda il male, ma che non vi sia male, attenzione, sicuramente si può pensare come pensano gli orientali, che ci sia un bene nell'equilibrio e un male nel disequilibrio. Ma attenzione, non esiste nemmeno una filosofia orientale che pensi che non esista il male, a differenza di quello che si crede. Cioè, il taoismo non è una cosa in cui, vabbè, c'è il bene, il male, più o meno sono uguali e va tutto bene. No, è l'arte dell'equilibrio tra forze della luce e forze dell'oscurità. L'equilibrio viene chiamato, fra queste due forze viene chiamato bene e lo squilibrio in qualunque direzione viene chiamato male. È una prospettiva molto interessante che io personalmente valuto come più che degna di interesse, ma non è una prospettiva in cui non esiste il male. Stiamo attenti perché pensare che non esista il male, pensare che non esista il diavolo, al di là della religione, ma filosoficamente parlando, è un grave errore.